Buongiorno a tutti, benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Oggi è venerdì 15 giugno, sempre qui per raccontarvi i protagonisti della città di Milano. Ma come sapete, per noi la città di Milano è la grande Milano, la grande città metropolitana di Milano. E quest'oggi arriviamo quasi ai confini con Bergamo perché andiamo a parlare di un comune che per molti magari è là in fondo, ma in realtà, ricordate, è su una delle principali assi di comunicazione della Lombardia, cioè in una di quelle zone che portano in alto il nome della Lombardia, anzi. E stiamo parlando del comune di Inzago e diamo il benvenuto al sindaco di Inzago, Andrea Fumagalli. Buongiorno Grazie, sindaco, e a un buongiorno. consigliere comunale, un giovanissimo consigliere comunale, Andrea Gava. Buongiorno Grazie, anche buongiorno. a te. Benvenuti, allora dicevo appunto, Inzago per molti è là in fondo. Ma in realtà, insomma, è su un luogo situato in una posizione davvero strategica, verrebbe Sì, è strategica. Allora, innanzitutto io non lo considero là in fondo perché lo considero al centro del da dire. mondo. E come centro del mondo sono abituato comunque a parlarne talmente bene, lo considero la perla della Martesana, si trova su un asse strategico appunto che è la Martesana. Martesana è il naviglio piccolo, quindi tra i navigli di Milano, il naviglio piccolo è denominato anche Martesana e lì ha uno snodo particolarmente importante, Inzago, il paese delle ville, poi dirò perché se vuoi. Vicinissimo, diciamo, alla provincia di Bergamo, siete un comune di distanza, Sì, diciamo. esatto. Però appunto, che anzi, questo vi porta spesso a vivere anche la parte, diciamo, l'altra sponda dell'Adda, giusto Certamente sì. Dell'altra sponda apprezzo in particolar modo quella dell'Adda e il discorso è che talmente equidistanti da Bergamo e Milano che Inzago appunto rappresenta la possibilità per le famiglie di potersi spostare tranquillamente e raggiungere due città che sono tra le più grandi del nord Italia. Ecco, l'ha definita prima la città delle ville, perché Sì. Inzago ha una storia veramente millenaria, verrebbe da dire, Sì. e è stato per tanto tempo villeggiatura dei ricchi milanesi, no? Sì, esattamente. Ha una storia millenaria, tanto è vero che sono stati ritrovati dei testi notarili risalenti addirittura 1000 anni fa. Il discorso è che effettivamente era il posto di villeggiatura dei nobili milanesi che spostavano quindi la loro residenza per alcuni periodi dell'anno proprio lì, lungo il naviglio, per cui le ville più antiche sono lungo il naviglio, e è il paese con la più alta concentrazione di ville antiche all'interno del proprio territorio. Questo è molto importante. Alcuni, quindi le ville più antiche, si affacciano direttamente sulla Martesana. Perché? Perché attraverso delle imbarcazioni potevano poi raggiungere Milano, arrivare addirittura nelle zone centrali, tanto è vero che in Melchiorre Gioia è stato poi, diciamo, coperto, naviglio prima era scoperto e quindi Sì, ma arrivare c'è già chi lo vuole riaprire, quindi Esatto, sì. vedremo che potremo finalmente venire in motoscafo fino a Inzago Ma sono dei bei progetti a mio avviso, eh? Magari poi. progetti di altri, ma bei progetti. Ecco, questo già è interessante, appunto, che c'è progetti di altri, ma bei progetti. Prima fuori onda parlavamo appunto della vostra giunta, una giunta giovanissima. Andrea, tu quanti Io ho anni 22 anni, li faccio a hai? 22 anni, settembre. prima esperienza come Prima consigliere esperienza, sì. comunale. Quello che io chiedo sempre ai ragazzi della tua età che si affacciano alla politica, dico, ma invece di stare al bar con gli amici a divertirsi, andare in vacanza, no, ci si mette a fare politica? No, si può fare tutte e due. Io da quando sono consigliere dedico ovviamente in settimana più tempo all'attività politica, amministrativa, do una mano, collaboro con gli assessori. Però poi il fine settimana riesco sempre ad uscire con i miei amici, a fare tutte le cose che generalmente ragazzi di 20 anni fanno. Poi sì, anch'io apprezzo anche l'altra sponda dell'Adda, infatti sia io che il sindaco siamo andati a scuola a Treviglio, Ah, ecco, nella provincia vedi. di Bergamo. Sono due scuole diverse, però appunto La dice siamo. lunga sul modo di utilizzare appunto questa equidistanza tra i due grandi poli attrattivi come Milano e come Bergamo, che comunque è veramente una delle città forse più importanti di Lombardia, proprio come attrattività, Sì, poi sì. come scuola, come università Sì, anche. sì, sì. Anche se so che poi invece l'università siete venuti a farla a Milano, proprio Siamo venuti per giusto? la Quindi siete Milano. stati anche Abbiamo par vissuto. condicio equi in entrambe le condizioni. Anche per il sindaco è la prima esperienza come sindaco. Sì, è la prima esperienza, ma direi che sono stagionato per quanto riguarda la possibilità. Ho fatto il consigliere fin dall'età di 19 anni, esatto, quindi mi sono candidato, ne avevo 18 e ininterrottamente ho fatto il capogruppo del centrodestra in un comune dove il centro-sinistra ha sempre dominato finché mi sono candidato io sindaco. Aspettavano lei, sindaco. Esattamente. Chiedo però, insomma, fare il consigliere è una cosa, Sì.
Fare il sindaco è tutt'altra Sì, storia. è Com'è fare il tutt'altra. sindaco? Come si aspettava? È meglio, è peggio? Ci sono, quali sono i lati positivi e quali sono quelli negativi? Certo, allora, primo, premetto di essere un imprenditore prestato alla politica, per cui non faccio solo politica perché a me piace cogliere, arrivare e raggiungere il risultato. Attenzione a dire queste cose Quindi che sono stati altri a non... dirlo prima di lei, poi Esatto. sono finiti benissimo. Esatto, però quello che voglio dire è sicuramente mi divido tra il lavoro, un'attività, due, un paio di attività in proprio e la politica. Nell'ambito del mio comune fare il sindaco significa essere innanzitutto il collante di una squadra, che non è una squadra che sta in piedi attraverso equilibrismi, okay, di varia natura. Noi siamo innanzitutto amici e nell'amicizia cerchiamo di portare a termine un programma che abbiamo sottoscritto insieme. Questo è il nostro fondamento. Il resto sono tutte chiacchiere. La composizione del Consiglio Comunale chi c'è d'altro? Chi ci sono sugli altri Sugli altri banchi? banchi c'è in realtà una parte di PD e l'estrema sinistra. Inzago è forte l'estrema sinistra. Non ha Movimento 5 Stelle, quindi non può. Movimento 5 Stelle è rimasto fuori. Non può fare come il suo capo, No, che non può. non posso fare come il mio Così capo. poteva provare a vedere come funzionava No, no, no. anche a livello A locale. Inzago non funzionerebbe Ah bene, no, non funziona. perché sono le persone che fanno quello. Ah, ecco, bene, questo dice. Ecco, quanto appunto nella politica locale, poi appunto come diceva, un po' l'ha già detto, alla fine, diciamo, il partito si conta, ma poi sono le persone, sono appunto diceva, l'amicizia quasi, dell'essere amici e lavorare per un intento comune che credo sia il bene in Zara a questo Sì. punto. Io dico sempre, allora, ciascuno può fare una scelta. Io sono della Lega, ovviamente, altri hanno fatto altre scelte o faranno altre scelte. Quello che è importante che il partito porti qualcosa al territorio e non siamo noi a portare qualcosa al partito, perché attraverso questo circolo virtuoso molto probabilmente riusciamo a far crescere Inzago e quindi il nostro territorio. In questo senso, quindi non deve essere una direzione univoca noi verso un partito, ma il partito deve darci qualcosa, ovviamente. Ecco, questo è il modo di vedere. Sì, no, infatti ad esempio io sono stato eletto con la lista civica Rinnoviamo Inzago. Dopodiché ho voluto provare a fare un'esperienza a militare in un partito e adesso sono coordinatore cittadino di Forza Italia. Ovviamente tutto quello che è successo a livello nazionale, regionale, così non ci ha minimamente toccato. Noi continuiamo a lavorare bene, ma perché? Perché abbiamo iniziato nel 2015 a parlare dei problemi di Inzago in maniera concreta, trovandoci tutti i martedì sera, se non ricordo male, e quindi delle piccolissime divergenze politiche non andranno mai a intralciare il ruolo che abbiamo di Esattamente. amministratori. Siete stati eletti nel 2016, Sì. quindi siete quasi a metà del mandato, diciamo più o meno. Che cosa non siete ancora riusciti a fare, ma vorreste fare entro la fine del vostro mandato? Allora, tantissime cose non siamo riusciti a fare perché noi abbiamo cominciato dall'ABC, abbiamo voluto riformare tutto o buona parte, direi tre quarti della forza lavoro del comune, perché per Famose noi macchina comunale. sì, la macchina comunale, per cui è qualcosa che effettivamente non si vede se non si può percepire una certa celerità, va bene, che è migliorata, quindi un miglioramento in questo senso qua. Per il resto noi puntiamo su famiglia, sicurezza e decoro e non vorremmo creare nulla, perché negli anni passati molti hanno investito tantissimi soldi che hanno creato delle emorragie economiche alle quali noi dobbiamo far fronte. Quindi la cosa positiva è che stiamo riformando tutto il personale, stiamo cercando di contenere evidentemente tasse e imposte per non gravare sulle famiglie. Quello che vogliamo fare è dare un segnale alle famiglie, per esempio dare i libri gratis anche alle scuole, quelle che all'epoca si chiamavano scuole medie, e vogliamo ovviamente caratterizzare molto il nostro territorio perché la cultura, in particolar modo inzaghese e milanese, trionfi. Quindi molto, molto chiaro è il messaggio che vogliamo lasciare. 12.000 abitanti? Sì. Che tipo di abitanti? I Com'è migliori. Inzaga? Inzago ha i migliori Capito perché l'hanno abitanti. votato, capito perché l'hanno votato sindaco. No, Ecco. io dico sempre, citando direi una parola tedesca che è stata tramandata dai filosofi tedeschi, il Volksgeist, quindi lo spirito del popolo. A Inzago c'è uno spirito inzaghese che trascende qualsiasi declinazione di carattere politico, religioso, economico. A Inzago ci si sente inzaghesi e si è orgogliosi di essere inzaghesi, il che permette a Inzago di essere il territorio anche qui con il più alto tasso di
avvenimenti e di incontri, quindi è molto, è un paese molto vivo. Prossimamente, settimana prossima, ci sarà il Vintage Festival che porta 150.000 persone, quindi stiamo In una parlando settimana. di una situazione ed è il secondo in Europa. Ok, quindi stiamo parlando di cose e quindi invito tutta la gente a venire al nostro paese e a vedere quale tipo di avvenimenti ci saranno. Per esempio, al 25 aprile abbiamo fatto venire dei carri armati in piazza con una bella sfilata di carri armati storici. Quindi creiamo sempre qualcosa, pagati da sottoscritto, tra l'altro. In quanto In quanto imprenditore, una imprenditore. parte sicuramente. Siete però appunto parte della città metropolitana di Milano. Sì. Quanto è difficile il contatto con la città metropolitana, oppure quanto invece vi è stato comodo in questi anni? Allora, con città metropolitana, allora io considero città metropolitana un ente oramai passato, nel senso che è scoppiato dal punto di vista economico ed è molto difficile relazionarsi se non grazie a delle amicizie politiche, quindi che ne so, conosco gente della Lega, conosco gente di Forza Italia. Per il resto. Non male che dice che è già scoppiato, che insomma non ne ha fatto neanche 5 anni, non è arrivato neanche a 5 anni, è già scoppiato la città Città, metropolitana, sì, dico. a mio avviso sì. Ok, A mio no, avviso interessante sono come. cambiate determinate Non è l'unico che situazioni. la pensa, io dico No, anche. lo dico perché proprio quando andiamo a chiedere qualcosa, effettivamente c'è l'impossibilità o di decidere o di dare addirittura delle risposte immediate. Ecco, questo è. Quindi chi è l'interlocutore a questo punto? Direttamente a questo punto diventa la regione? Sì, direttamente la regione, per me sì. Ho anche delle amicizie in regione, attraverso il mio gruppo di lavoro ho potuto dare il mio contributo elettorale e avere delle persone che sono in realtà degli amici che ricoprono ruoli importanti in regione. E quindi ho facilità, direi, di contatto, ma mi sembra una cosa normale e umana, voglio dire. Ecco, Così che questo va, no, è. così Sì, che va la politica. sì, E, esatto. ma soprattutto, mi chiedo questo, però, appunto, nel momento in cui viene a mancare un ente però importante, strategico come la città metropolitana, soprattutto mi immagino per quanto riguarda i trasporti, per quanto riguarda con le comunicazioni con la grande città di Milano, lì come potete fare? Cioè, vi siete ritrovati comunque isolati da quel punto di vista, oppure dici no, ne faccio di necessità virtù e riesco a tirarmi sulle maniche e fare Sì, comunque? esatto, quello funziona in quella maniera qua, cioè noi ci tiriamo Sì, le ci rimbocchiamo maniche. le maniche, Esatto. poi qualora dovesse essere necessario, noi siamo pronti anche a venire direttamente dal Comune di Milano a rivolgerci Sono dei temi per. abbastanza importanti intorno a voi. La Martesana in primis, che comunque è un importante asse. Sì. La TEM è La TEM? Sì, stata non ha, appena di ci ha fianco a voi, ambiti, via esatto, Lambiti, ci ha quindi ambiti. comunque ha cambiato un po' Sì. insomma, Sì, gli anche lì. equilibri, Sì. diciamo, no? La Brebemi appena sopra, quindi Sì, insomma. sì, sì, sì. Allora, diciamo che per noi è tutta manna perché ha facilitato evidentemente la possibilità di comunicazione. Quindi, paradossalmente, per venire a Milano ci mettiamo molto meno e anche per andare a Bergamo o a Brescia ci mettiamo molto meno. Quindi, sicuramente sono soluzioni che hanno portato un grandissimo margine di vantaggio, voglio dire. Per il resto è chiaro che le problematiche, soprattutto per quanto riguarda i trasporti, vanno tenute sotto controllo e devo dire la verità, al momento non abbiamo ancora avuto grandissime questioni, grandissimi Grazie per i problemi. trasporti. Sono altre le problematiche, le stiamo portando sui tavoli sia regionali sia di città metropolitana. Che cosa vorreste lasciare come eredità a Inzago dopo il vostro passaggio? Che magari sarà che si ricandida, non lo so, adesso poi vedremo. Non lo prescrive il medico di Infatti, ricandidarsi, quindi vedremo, no, perché allora c'è da dire questo. però. Beh, ma un'abitudine comoda, no? Il Sì, sindaco è andato bene la no, prima volta, lo cioè, ricandiamo già la no, seconda. beh, certo, Fanno così le sicuramente. Sì, il sindaco segreterie. che non ha niente da fare può ricandidarsi anche la seconda volta. Io ho qualche cosa da fare, ovviamente farò le mie dovute riflessioni. C'è da dire una cosa, la famiglia si perde un po', allora cerco di portare la mia famiglia a tutti quegli incontri, avvenimenti o questioni che anche ho sovracomunali per cercare di tenermela stretta, perché altrimenti si Infatti, rischia. una cosa che mi piace sempre toccare come tema, cioè quanto il diventare sindaco va a cambiare la vita di una persona. E Tantissimo, tantissimo e direi che allora, come? quanto questo viene proprio percepito dalla cittadinanza? Quanto viene proprio percepito questo dalla No, non cittadinanza? viene percepito, Ecco. faccio un'ipotesi molto stupida, se sono, voglio dire, in paese al telefono c'è gente addirittura che aspetta che finisca la telefonata per chiedermi qualcosa, il che è un'arma a doppio taglio. A me piace tantissimo, però ci sono alcune situazioni che diventano veramente, abbassano notevolmente la mia qualità della vita. La mia qualità della vita si è enormemente abbassata.
Insomma, è sempre è il sindaco è 24 sì, su 24. 24 su 24. In un paese comunque di 12.000 abitanti, sanno dove trovarmi. Poi immagino sui social sia ancora più facile. Sì. Ecco, quello che vorremmo fare è un po' frenare i social in quanto mezzo di contestazione. Adesso faremo un'app. Oh, interessante questo. Vorremmo fare un'app. Interessante perché ho avuto le stesse identiche situazioni con sindaci della parte opposta. No? Sì, dicevano, certo. Cioè, non è che non vogliamo parlare con i cittadini, ma non possiamo pensare neanche di dare la legge agli 800 gruppi che esattamente, esistono esattamente, di Zago, gli 800 sottogruppi delle frazioni o cose del genere. Anche perché io sono, essendo un sindaco molto diretto, mi viene in mente Emiliano a questo punto, che non è sicuramente della mia fazione politica, no. Ma è quello che dice: io do il mio numero di cellulare ai cittadini. Io a tantissimi cittadini, credo oltre la metà, hanno il mio numero di cellulare, il che comporta due cose. La prima è avere un'attenzione maggiore e diretta con la persona, la seconda è però che ti mandano i messaggi o WhatsApp. Sì, forse sarebbe anche da far capire alla gente, sì. Però non so come, questo sindaco sarà un compito suo, non lo sì, so. Sì, esatto, di un po' educare anche però la gente a questo nuovo modo di vivere, sì. I sindaci, i consiglieri comunali, immagino anche i consiglieri comunali sì. Siano visti. Ah, già che sei qua, vieni che sì, no? Sì, no. Ogni due minuti c'è una richiesta. Capita spesso, il problema è che molti non capiscono che quando si amministra un comune, anche per mettere a posto il più piccolo problema, a volte c'è un processo, un iter burocratico molto lungo da fare, eccetera, e quindi magari un qualcosa che il cittadino comune pensa che si possa risolvere in due minuti, in realtà bisogna aspettare mesi o sì, diciamo, insomma, i politici usano tutte le scuse possibili e immaginabili, ma a volte queste cose sono reali, nel senso il patto di stabilità e dover fare le gare d'appalto e dover aspettare e avere un'azienda che già fa quella cosa ma è pianificata magari fra sei mesi, otto mesi, nove mesi, quindi insomma è vero, a volte si inventa delle scuse per non darvi la risposta vera, ma è vero che a volte queste cose io dico di diffidare. Se la risposta delle problematiche serie è immediata, io dico sempre di diffidare, perché per la trasparenza e per il fatto della cioè voglio dire, ci deve essere un iter che... Ah, poi, visto che lei è un imprenditore, quindi sono abituato a fare un po', nel senso, mi passi quello che vuole lei, nel senso che la sua azienda è sua, è decide così. Lei, comanda sì, lei. Decido fa... io, sì. Il sindaco non è così, nel senso che il sindaco vorrebbe fare quello che vuole lui, ma non riesce mai a farlo, no? Allora, io vengo contestato per il mio modo di gestire la politica. Ah. Io gestisco la politica e il comune così come faccio sul lavoro, perché... Lei di cosa si occupa come imprenditore? Di cosa si occupava? Finanziario, assicurativo okay. E legale, perché abbiamo anche una parte di... Okay. Gestiamo i sinistri, eccetera, eccetera, nelle aziende. Quindi insomma, ha a che fare sempre con uffici anche dall'altra parte, sì, diciamo. Sì, con legali, quindi, insomma, con feriti. Dice, uso lo stesso metodo, e cosa stesso dicono? Metodo. Mi il comune è amatissimo, immagino, dai allora, suoi dipendenti. In comune sono rispettato, che è diverso. Allora, io sono amato perché sono direttamente coinvolto anche personalmente con il dipendente. Okay. Però pretendo che lavori e cioè usi quell'ambito di ricreazione sempre meno, con un lasso di tempo sempre minore, e si dedichi più che altro al lavoro. Questo è quello che voglio. Oppure, se dico una cosa, uno la si deve appuntare per poi... Ci deve essere un margine di tempo. Cioè, servono 10 giorni, entro 10 giorni... Qual è la cosa che l'ha più, diciamo, sconvolta? Quando ha detto, ma è impossibile che sia... Cioè, che un iter che ha detto, ma no, ma è possibile che sia così. Allora, la cosa che mi ha sconvolto... Ma sì, ma possiamo pensare... Cioè, io mi immagino... Io, non so, le porto la mia... ho seguito tanti esempi consigli comunali, sì. Soprattutto i primi di insediamento. A me è sempre fatto ridere quando si vota per chiedere se votare, ad esempio. Sì, questa sì, cosa sì. Che si chiede di votare, però, perché a me sta cosa mi ha sempre fatto ridere, no? Fa ridere anche a me. Perché però, cioè, questi iter dove si vota su no, per sì, votare, esatto, bellissimo, sì. No? Ma lei cos'è la procedura che poi ha detto, ma com'è possibile che sia così? Nessuno ci riesca a cambiare queste cose. Ma forse la procedura di una convenzione di un'associazione del tennis, ci sono voluti 10 mesi per farla perché c'era una normativa che non era ben compresa e quindi su 10 persone 10 la pensavano diversamente. Questo a me disturba parecchio perché l'utente io lo chiamo cliente e il cliente deve essere soddisfatto e quindi ho chiesto a questa persona di andare a casa quel giorno lì. Perché era inefficiente per 10 mesi e quindi secondo me non è corretto nei confronti dell'utente. Però, insomma, non deve essere facile riformare una macchina comunale, no? Ce la stiamo facendo però. Però ce la state facendo. Sì. Cosa dicono del sindaco? Lo dicono al consigliere comunale? È apprezzato, poi ovviamente c'è chi si diverte a far polemica e vorrebbe da logico... Su cosa lo attaccano? Su cosa lo attaccano? No, sì, forse proprio magari sul suo modo di fare, a volte molto diretto, però generalmente i problemi che ci vengono segnalati di manutenzione stradale, eccetera così...
nel bene o nel male stiamo riuscendo a risolverli. E forse lui a volte si diverte anche a fare certe dichiarazioni che danno abbastanza fastidio magari a chi è contro a prescindere, però è giustamente rimasto. La tua esperienza del consiglio comunale come sta andando? Cosa ti aspettavi e come ti sei ritrovato? Allora, sta andando molto bene perché ho imparato davvero tanto, proprio anche della macchina comunale, amministrativa, quindi penso che rispetto a prima, dove io avevo semplicemente una passione politica, adesso, oltre ad avere una passione politica, ho più una coscienza, una conoscenza, cioè so che anche a livelli magari sovracomunali non crederò mai al politico che viene e mi promette di risolvermi tutto subito, perché anche la migliore macchina pubblica amministrativa comunale non funziona come un'impresa privata dove prendi, decidi, fai, serve del tempo e spesso non si riesce ad accontentare tutti. E però ecco, sono contento di quanto ho imparato, e la cosa che proprio più mi ha colpito è la lentezza per risolvere i problemi, perché io mi occupo di decoro pubblico, okay, e do anche una mano sulla sicurezza eccetera, e per mettere ad esempio le telecamere ci vogliono mesi. La sicurezza sappiamo che è un vostro cavallo di battaglia, sì, no? Sì. Cioè, ecco. Ma che pericoli ci sono? Ovviamente faccio come sindaco, cerco di... Che pericoli ci sono in Zago? Allora, ci sono classici pericoli di microcriminalità tipici della provincia, quindi sicuramente c'è spaccio di droga, sicuramente ci sono scippi e ci sono furti. Direi che attraverso la nostra cura sono in percentuale diminuiti, perché c'è un'attenzione maggiore anche a livello quotidiano, diurno, su quelli che sono i movimenti, quindi facendo anche dei controlli incrociati sulle situazioni abitative attraverso delle visite da parte della polizia locale, e soprattutto la polizia locale da noi circola sempre, quindi piuttosto in bicicletta, a piedi, come vuole, ma deve sempre essere in circolo sul territorio, valutando anche le parti delle campagne, perché lì spesso si nascondono i nuovi spacciatori, ecco, funziona in questa maniera qua. Da noi è anche vietato l'accattonaggio, perché per non saperne leggere né scrivere, non sappiamo se quella persona è realmente in difficoltà, che può essere anche aiutata in altro modo, oppure è lì per tenere qualche trappola, qualche anziana, così come è successo. La cosa che mi impressionò prima di diventare sindaco è che una persona di 81 anni è stata trascinata a terra da uno di questi, quindi che fingeva di chiedere l'elemosina e poi dopo l'ha derubata dei suoi pochi spiccioli, ma il fatto è che ha avuto un trauma cranico per quello. Avere 81 anni e avere un trauma cranico direi che non è il massimo della vita. No, direi proprio di no. Parlava appunto anche di campagna, voi avete comunque una zona, immagino, sì, abbastanza ampia, sì, di campagna, sì, di agricoltura anche? Di agricoltura, sì. Avete proprio aziende agricole sul comune di Zago? Abbiamo diverse aziende agricole, sempre meno, perché si stanno o specializzando o comunque stanno diventando delle realtà molto più grosse rispetto a quelle che erano una volta. E alla nostra realtà agricola noi teniamo, perché è la realtà che ci ha fatto nascere. Noi siamo nati grazie ai nobili milanesi che sono venuti sul nostro territorio e soprattutto grazie ai contadini che lavoravano per questi nobili milanesi. Adesso il figlio di un agricoltore, quale sono io, fa il sindaco, i nobili si devono un po' accomodare fuori in anticamera, aspettare quando hanno bisogno. Vabbè, molto interessante appunto questo occhio di riguardo per l'agricoltura, perché insomma ricordiamo appunto... E sono le zone giuste dell'agricoltura, sì, cioè, sì. Noi vi porto per esempio di Milano, che nessuno può pensare, che però è il secondo comune più agricolo d'Italia, quindi insomma come produzione immaginiamoci cosa c'è intorno a Milano, sì, appunto, e quindi in tutta quella zona ci sono appunto, mi diceva, delle aziende, cercate appunto di collaborare con loro anche per cercare di dargli una mano, si riesce a livello comunale ad esempio ad aiutare queste realtà? Sì, si riesce attraverso, innanzitutto bisogna, noi facciamo dei tavoli, il tavolo agricolo sinceramente lo dico è un po' in stand-by per diverse questioni, un po' perché non ci sono sul tavolo delle grosse problematiche. L'attenzione verso il mondo agricolo per me è fondamentale, perché mio padre, purtroppo che non c'è più, faceva anche gli politica nella Coldiretti, va bene, ed era rappresentante di innumerevoli aziende, innumerevoli agricoltori di tutta la provincia di Milano per la Democrazia Cristiana. Quindi la passione politica me l'ha trasferita mio padre e il settore era proprio quello, quindi
direi che l'attenzione c'è proprio in maniera, voglio dire, per un idem sentire da parte mia nei confronti degli agricoltori. Perfetto, allora siamo quasi in chiusura. Io ti chiedo, Andrea, invece, la cosa di cui sei più orgoglioso per adesso che hai fatto in consiglio comunale? In consiglio comunale è stato quando ho letto il piano dei rifiuti, perché occupandomi di decoro, siamo riusciti a ridurre l'abbandono dei rifiuti sul nostro territorio, che è un problema abbastanza grave che ci stiamo trascinando indietro da qualche anno, di 25 tonnellate. E io, siccome sono abbastanza anche ambientalista, sono molto contento di questo risultato che ho ottenuto collaborando con gli assessori. Devo dire che è molto interessante, appunto, quello che diceva prima sindaco di una giunta, ok, leghista, ma abbastanza, se sentire esempio dire sono ambientalista da una giunta di destra sembra quasi una novità. Invece sono No, secondo contento di me sentirle dire è queste cose pragmatismo, nessuno, cioè ormai secondo me l'essere a favore dell'ambiente va oltre la destra e la sinistra, specialmente quando si amministra un comune, voglio dire, nessuno, noi non abbiamo i problemi di inquinamento che ci sono qui a Milano, però nessuno vorrebbe tagliare gli alberi così tanto per E poi veniamo, intanto tagliare. veniamo a sgasarvi con le nostre macchine, là, non faccio problema, passiamo. Quindi insomma, immagino che sia comunque un problema anche quello appunto del Sì, passaggio, certo. del continuo andare e vieni. Però alla fine se uno vuole bene a casa propria, non vuole vivere in un paese inquinato, sporco e quant'altro. Sindaco, lei la cosa che ha fatto fino adesso di cui invece è più orgoglioso? La Fare cosa, sindaco. no, beh, in che senso Per adesso come di sindaco, l'atto. l'atto più fare sindaco mi sembra quasi che No, sì, sia. fare il sindaco, sì, abbiamo fatto diverse cose, tra cui rimpolpare sicuramente il corpo di polizia locale e assumere delle persone che a livello dirigenziale abbiano la piena capacità, quindi all'altezza, gente oltre che laureata, anche capace di lavorare. Questo è. Voglio lasciare un comune ben strutturato e soprattutto la cosa che mi è piaciuta di più è abbassare l'addizionale IRPEF. Quindi noi abbiamo Questa l'hanno apprezzata abbassato, i cittadini, l'hanno insomma. apprezzata e i detrattori hanno detto che era una minima percentuale. Dopo anni in cui le tasse si sono alzate, noi abbiamo cercato di abbassarle e è progressiva la cosa, quindi alla fine del nostro mandato saranno notevolmente ridotte. L'altra cosa è creare sempre più avvenimenti, dicono che siamo dei festaioli come È un amministrazione, complimento. è un complimento, per me è un complimento, perché da noi si creano veramente un sacco di situazioni per cui la gente può girare e anche il commercio da noi non soffre così tanto così come in altri posti. Ci sono Beh, come negozi dire, che allora, se aprono. siete persone che si annoiano, andate in Zago, che tanto una festa la trovate Esatto. per voi, Sì, sembra. No. assolutamente. Ma è vero, non lo La faccio prossima che per. c'è? La prossima è settimana prossima, dal 19 alla Ma domenica, tutte insomma. patrocinate dal comune? Sì, la maggior parte è Ah, cavolo, patrocinata quindi dal potete comune. proprio voi Questo è che. importantissimo perché anche sulle radio maggiori è il Vintage Roots Festival, che è importante a livello nazionale e il secondo a livello internazionale. Quindi stiamo Famoso. parlando di tanta roba. Tutto il paese viene gestito da noi in questo modo qua, con vie di fuga, eccetera. C'è veramente 150.000 persone, Wow. un'esagerazione. Beh, complimenti allora, ci Grazie vedremo allora mille. per il Vintage Roots Settimana Festival, prossima. settimana prossima Settimana prossima. Sì. a Inzago. Siamo arrivati alla fine, io vi ringrazio davvero per essere qui con Grazie, noi. Buon lavoro, grazie mille. Sindaco, grazie. un calma con i suoi dipendenti che dopo se no li fa lavorare troppo e poi vengono qua a protestare, me li trovo qua fuori che protestano. Esatto. Va bene, grazie mille davvero per essere qui con noi. Grazie. Grazie a voi. Grazie a tutti voi che ci avete seguito. L'appuntamento come sempre è alle ore 18 questa sera con l'informazione di Milano All News. Good Morning Milano torna settimana prossima sempre qui in diretta con voi. Buon weekend, arrivederci. Arrivederci.